Insomma, lo aspettavamo da 6 mesi e finalmente eccolo qua, arrivato come un fulmine a ciel sereno quando ormai avevamo abbassato la guardia. Infatti Nintendo ha appena rilasciato l'ultima edizione del suo Direct, in versione mini, così, quasi per caso, senza un avvertimento o un indizio che preannunciasse la sua pubblicazione. I 28 minuti di aggiornamenti sulla lineup Switch sono visibili sul canale ufficiale di Nintendo e direi che è il caso di fare così a caldo il punto della situazione. Io sono il Poro Michele, lascia un like e iscriviti se sei nuovo per rimanere aggiornato sui miei prossimi video, che poi se no succede come con Nintendo che esce il video e nessuno se ne accorge. È brutto, no? Che il 2020 sarebbe stato un vero casino ormai era palese. Con la pandemia di mezzo tutto il mondo è in subbuglio e anche il mercato videoludico sta subendo dei duri colpi. Tra eventi rinviati e uscite fisiche posticipate, anche il futuro della next gen non è così chiaro e l'uscita fissata per novembre 2020 rimane ancora un grosso punto interrogativo, soprattutto con una Sony esitante a mostrare la sua console. In tutto questo caos ricadeva anche Nintendo, in netto ritardo sul comunicare con un bel Direct quella che sarebbe dovuta essere la sua strategia di pubblicazione per questo 2020. A 6 mesi di distanza dall'ultimo Direct ufficiale, distanza massima mai raggiunta tra due eventi, eccoci finalmente alla fatidica conferenza, anche se in versione mini. Sì, è vero, nel mezzo ci sono stati alcuni focus dedicati a Pokémon e Animal Crossing, così come l'Indie Showcase, ma questo è il primo vero Direct del 2020. E prima di affrontarne il contenuto, fermiamoci un attimo. Nintendo, ma che senso ha tutto questo? Rilasciare così in sordina una comunicazione così importante non trova riscontri con le recenti strategie comunicative della grande N, che da sempre ha giocato egregiamente tra rumor, hype e aspettative riguardanti le sue conferenze. È mancata l'ufficializzazione, quel post fatto a inizio settimana per far salire il termometro dell'hype all'utenza, e senza un vero motivo, visto che comunque il video si è dimostrato denso di novità per tutta la sua durata. Tra l'altro chiamarlo mini è un po' un insulto, anche solo considerando il corposo minutaggio, di ben 28 minuti. Quindi la sensazione è che sia stato tutto un po' raffazzonato. Probabilmente il Direct di oggi è una sorta di Frankenstein di più annunci che sarebbero dovuti essere spalmati omogeneamente nel corso di questi mesi. Non a caso il Direct è pieno zeppo di conferme e sorprese proposte da studi di seconda e terza parte, supporto che ha veramente salvato la lineup di Switch per questo 2020. Abbiamo finalmente una data per Xenoblade Chronicles, in arrivo il 29 maggio, e rimanendo sempre in tema JRPG, si è finalmente mostrato in game anche Bravely Default 2. Sebbene non abbia ancora una data confermata, sull'eShop è disponibile già una demo giocabile che, proprio come accadde per Octopath Traveler, renderà ai giocatori dei veri e propri beta tester che avranno l'opportunità di inviare i propri feedback al team di sviluppo. Oltre a questo abbiamo avuto in chiusura uno sguardo alla prima espansione di Pokémon Spada e Scudo, aggiornamenti per Animal Crossing, Ring Fit Adventure e Marvel Ultimate Alliance 3. Niente di trascendentale o completamente inaspettato, ma che comunque lancia un segnale positivo ai possessori di Switch e non può che far felici le fanbase di questi titoli. Per Smash abbiamo avuto solo un piccolo teaser che ci ha svelato il brand di appartenenza del primo lottatore del secondo Fighter's Pass. Il personaggio arriverà da ARMS, che guadagna un periodo di prova gratuito, e uscirà a giugno. Aspettiamoci quindi un bel Sakurai Direct di presentazione. Per il resto, la scena è stata rubata dal supporto di terze parti. Quest'anno arriverà su Switch semplicemente il mondo, 3 collection di un certo peso, Bioshock, Borderlands e XCOM, il remake di Catherine, King's Bounty 2, ma anche Panzer Dragoon, Elder Scrolls Blade, Burnout Paradise Remastered e Saints Row 4. E a questo punto la lineup di Switch diventa tranquillamente paragonabile a quella delle console casalinghe maggiori. Tutti i publisher stanno arrivando in un modo o nell'altro sulla console ibrida di Nintendo, che ormai straripa di genere. Abbiamo GDR, JRPG, FPS, tattici, puzzle game, sportivi arcade e chi più ne ha ne metta. Ormai è chiaro che il porting dipende esclusivamente dalla volontà dei publisher di impegnarsi in una conversione per una macchina sicuramente limitata, ma che garantisce l'esposizione dei propri titoli a un pubblico vastissimo e attivo. Certo, ci si può lamentare del ritardo con cui arrivano certi titoli, ma è chiaro che riprogrammare su Switch anche delle semplici remastered richieda del lavoro aggiuntivo da non sottovalutare. Quello che importa però è che Nintendo sia finalmente riuscita ad invertire un trend iniziato con il Nintendo 64 e collassato definitivamente con il Wii U, l'abbandono degli studi esterni. E con un hardware così ben visto a questo punto, acquistano ancora più validità rumor come quelli che vedrebbero l'arrivo del remake di Resident Evil 3 anche su Switch,
Insomma, nonostante sia una console decisamente schiacciata dal passaggio generazionale, Switch sembra poter reggere ancora a botta per un altro bel po' di tempo. E a questo punto mancano solo le vere bombe, come ad esempio il sequel di Breath of the Wild, che continuo a pensare sarà veramente difficile vedere entro la fine dell'anno. Inizia a farsi sempre più plausibile, ma si sa, non è che io ci prenda spesso, uno scenario dove Breath of the Wild 2 sarà una sorta di titolo cross-generazionale tra Switch e Switch Pro, magari fra un annetto o al massimo verso la metà del 2021. Al di là di una comunicazione confusa e quasi improvvisata, almeno secondo gli standard di Nintendo, e l'assenza di una vera bomba esplosiva, mi ritengo più che soddisfatto di questo Direct, che tanto mini non è. Il 2020 si preannuncia come un anno di transizione, ma che saprà comunque donarci parecchie soddisfazioni, qualsiasi siano i nostri gusti videoludici. E voi poracci, cosa ne pensate? Vi aspetto nei commenti. Io sono il Poro Michele, versione mini, ciao!